Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Come state? Eccomi qui con un nuovo video. Oggi c'è un sole fortissimo, invece stamattina pioveva. Infatti sono andata a passeggiare con Buddy questa mattina perché pensavo che questo tempo, insomma, nuvoloso, così uggioso, proseguisse per tutta la giornata. Invece alla fine è uscito un bellissimo sole e stamattina io e Buddy ci siamo presi un po' di pioggia, ma non importa, chi se ne frega. Oggi mi sono anche truccata, però soltanto il viso, le labbra. Gli occhi non li ho truccati perché ieri ho avuto un po' di tipo allergia al mascara, nel senso che siamo usciti con degli amici, ho tenuto il mascara su tantissime ore e alla sera avevo gli occhi che mi bruciavano, lacrimavano un pochino ed erano tutti rossi e si vede che appunto il mascara mi ha un po' irritata, però oggi va bene, ma per precauzione ho detto meglio evitare che mi succeda di nuovo, quindi non l'ho messo. Insomma, Buddy non vedo dov'è, è sparito. Non lo vediamo dall'inquadratura, comunque è qui che sta girando per casa, adesso è tranquillissimo, teoricamente dovrebbe rimanere calmo ancora per un po' perché stamattina insomma si è divertito tantissimo andando a passeggio. Comunque in questo video cosa vi volevo mostrare? Volevo mostrarvi le cose di Ikea, perché se vi ricordate bene vi avevo accennato che io e Fabio saremmo stati da Ikea e infatti ci siamo andati la scorsa settimana e abbiamo preso delle cose, non tantissime cose in realtà, perché non eravamo molto convinti di quello che volevamo prendere. Ho preso il Variera piccolo, che adesso infatti lo dovrò andare a mettere come vi avevo mostrato qui, per andare ad organizzare i farmaci e gli integratori. E poi ho recuperato anche un Variera di quelli piccoli per andarlo a mettere invece nello sportello dedicato alla colazione e ai dolci, perché vedete lì non è più in ordine. Poi il Variera piccolo, in realtà ho dimenticato che me ne serviva un altro, ne dovevo prendere due, ci picchio, ops, dovevo prendere due Variera piccoli e mi sono dimenticata completamente, ero convinta me ne servisse solo uno, invece me ne servivano due, ma non importa, sistemeremo il sistemabile e vabbè. E invece il Variera grande, che doveva andare praticamente lì sopra, non l'ho trovato, ho cercato per tutta Ikea di Ancona ma non sono riuscita a trovarlo. Alla fine, poi andando a guardare nel sito, perché mi sembrava talmente strano non ci fosse, mi sono accorta che era esaurito, ma comunque ci dovrò tornare da Ikea, vi spiego anche il perché. Oltre a questi due acquisti abbiamo fatto anche altri acquisti per la camera da letto, di cui uno lo vedete qui. Siamo andati a prendere delle cornici, questa non sembra grandissima vista così dall'inquadratura, in realtà dal vivo è molto grande perché è un 50x70 e il nome della cornice è Hovsta, un nome impronunciabile ma non importa. E praticamente è in legno, un legno molto 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 chiaro, molto tenue. Qui è spessa, perciò non ha diciamo subito qui il pannello di plastica, ma è più in dentro, vedete? Lo spessore sarà di circa, non lo so, boh, 4 cm, 3-4 cm, e può essere appesa ovviamente sia in verticale che in orizzontale. Questa cornice bianca che vedete può anche essere rimossa. Perché qual era la nostra idea? Penso di avervene parlato qui su YouTube, quindi scusatemi se sono ripetitiva, però non mi ricordo proprio se ve l'ho detto oppure no, quindi ripeto le cose. Nella camera da letto sapete che è la camera che non abbiamo finito diciamo di arredare, cioè è finita però mancano dei complementi d'arredo per renderla un po' più accogliente, perché casa mia, lo sapete, è tutta bianca sui toni dell'azzurro, grigio come pavimento. Quindi colori molto freddi, nonostante il bianco sia un colore luminoso, ma serviva qualcosa per renderla un po' più accogliente e per scaldare l'ambiente. Quindi che ho pensato di mettere appunto delle cornici color legno. Mi sarebbe piaciuto in realtà metterle un pochino più scure, cioè di un legno un po' più scuro, però non c'era, o meglio c'era un altro tipo di legno ma era tipo color noce, quindi un legno marrone scuro che non mi piaceva, non ci stava bene con i colori della nostra casa.
Quindi che abbiamo fatto? Abbiamo preso questa cornice e un'altra da 30x40 per fare delle prove, anche perché in realtà poi dovrei mettere, cioè se le cornici non mi fossero andate bene avrei comunque altre cose da incorniciare, quindi le avrei utilizzate alla stessa maniera. E alla fine però ho scelto una composizione che adesso devo andare a recuperare dal computer, perché avevo anche stampato il foglio ma non riesco più a trovarlo. Ve lo faccio vedere, con appunto diverse dimensioni di cornici. Questa cornice da 50x70 costa tantissimo, perché costa 17 euro e sinceramente mi sembra anche un po' esagerato, però non importa. Fatto sta che, visto il costo della cornice di questa dimensione, nel progetto ne ho inserita solamente una, le altre invece saranno cornici da 30x40 e da 21x30, cioè grandi come un foglio A4. Quello che ci voglio andare a mettere, cioè le stampe che voglio andare a mettere, non so se saranno delle stampe fotografiche, quindi delle foto per esempio del servizio fotografico che abbiamo fatto qui nelle Marche, quello dove Fabio appunto mi ha chiesto di sposarlo, oppure se mettere soltanto, diciamo, delle stampe, non so, Fabio voleva mettere delle stampe tipo di città, tipo gli skyline, no, che si vedono, però devo un attimo capire cosa ci può star bene, oppure la terza opzione, sempre però cercando di capire se può essere una cosa funzionale oppure no, è quella di mettere sia delle foto nostre sia delle stampe, ovviamente cercando di creare qualcosa di omogeneo, cioè devono comunque starci bene tutte insieme, anche perché le foto che voglio stampare in realtà non sono foto in bianco e nero. Io prediligo le foto a colori, non perché quelle bianco e nero mi dispiacciono, però mi danno un po' più senso di, non lo so, gioia. Ma in realtà a livello di arredamento ci starebbero meglio le foto in bianco e nero. Nel servizio fotografico abbiamo anche delle foto in bianco e nero, però non lo so, non so cosa farei. Cioè sicuramente quello che farò sarà mettere le cornici sul muro, che poi lì sarà un'impresa per riuscire a metterle dritte, ma lo faremo insieme in un video. E poi non lo so, pian pianino vedrò quali foto stampare. Adesso però vi recupero il progetto, così magari qui sotto nei commenti mi fate sapere anche cosa ne pensate, se vi piace, se non vi piace, o se magari avete anche dei consigli da darmi. Ed ecco qui il progetto che ho fatto. Ovviamente vedete le foto un po' schiacciate, perché poi dovrò capire se effettivamente ci stanno bene di questa dimensione. Comunque questo sarebbe il progetto: al centro una foto da 50x70, queste sono in orizzontale due foto da 30x40 e queste in verticale due da 21x30. È una cosa abbastanza lineare, quindi una sorta di triangolo, rettangolo, scusate, buonanotte, non triangolo, non rettangolo, ma un triangolo, no? Da più o meno questa idea. Solo che sono tante foto e forse è un po' troppo. Magari prediligerei una foto centrale e magari qui delle stampe, oppure non lo so, devo un attimo capire come fare, però questa è la prima bozza che mi è venuta in mente. Un'altra idea, per esempio questa l'ho trovata su internet, è praticamente quasi identica alla mia, però sono disposte in maniera differente. In questo caso c'è sempre la 50x70, 3 da 4 e un 30x40, uno messo in orizzontale e uno in verticale, e anche questa che è un po' più particolare, quindi meno regolare dell'altra, non mi dispiace come soluzione. Ed eccoci in camera. Io adesso ho appoggiato qui sulla testiera del letto la cornice, giusto per farvi vedere che comunque la parete è veramente gigante, quindi comunque ci sta bene, nonostante sia molto grande, perché ovviamente se più mi avvicino più, cioè è molto grande, no? Invece nell'insieme secondo me ci potrebbe stare molto bene, eventualmente se no ci potrebbero stare bene anche soltanto due di queste, quindi una qui e una qui sopra, però devo un attimo capire. Sicuramente mi piace molto il fatto che sia di legno, perché riprende un pochino anche le gambe della sedia. E poi in realtà qui vorrei fare altre modifiche, nel senso che mi piacerebbe mettere tipo la Poldina Pro color sabbia, una lì e una lì, per avere qualcosa di più omogeneo, e sicuramente lì ci starebbero comunque bene
delle stampe, insomma, all'interno appunto di questi quadri. Anche perché in realtà noi abbiamo già stampato tutte le foto di questo servizio fotografico in un album, quindi comunque le foto le abbiamo. Perciò sono un attimo indecisa, poi in realtà quando ci sposeremo ovviamente mi piacerebbe mettere anche delle foto del matrimonio. Quindi ci devo un attimo, devo pensarci. Innanzitutto voglio sicuramente, come vi stavo dicendo anche prima, posizionare i quadri e poi una volta che li ho posizionati posso magari comunque ragionarci su cosa ci potrebbe stare meglio. O al limite fare le stampe e se proprio non mi piace le tolgo e le metterò da parte. Detto ciò, c'è anche un'altra novità in casa, cioè novità, ho comprato il cassetto finalmente per metterlo sulla mia parte, insomma, di armadio. Alla fine, come vi avevo accennato, ho comprato il cassetto, quello che ha la parte anteriore di vetro. Lo devo montare, lo faremo adesso insieme. Sarà un po' complicato poi andare a sistemare tutto, perché anche quando abbiamo aggiunto il cassetto sull'anta di Fabio, c'era Fabio che mi aiutava, invece adesso sono da sola, quindi non so cosa riuscirò a fare. Non so nemmeno se alzerò quel ripiano o se rimarrà tale. Questo ovviamente lo dovrò andare a togliere. Devo un attimo capire come fare, insomma, come organizzarmi. Sicuramente se devo andare ad alzare anche quel ripiano non lo faccio da sola, ma attendo Fabio, perché altrimenti mi spacco tutta, insomma, cioè nel senso lo potrei fare anche da sola, assolutamente, però magari se facciamo in due, facciamo prima, insomma, facciamo meglio. E intanto ci dedichiamo a questa zona che adesso ve la mostro, perché fa veramente pietà, c'è una confusione terribile, tant'è che non riuscivo più a trovare le cose perché ormai erano ammassate una sopra l'altra, che non c'era storia, cioè un casino ragazze e ragazzi. Terminato finalmente di mettere il cassetto, ho fatto anche pausa merenda perché mi era venuta fame. È bellissimo, fatto così con il vetro davanti, trovo che sia un po' più arioso, non so, mi dà quel senso di non essere, tra virgolette, troppo piena. Avevo tolto tutte le cose che avevo appeso perché altrimenti non sarei riuscita a montare il cassetto, e adesso finalmente vado a sistemare perché vi apro un cassetto a caso, cioè ho tutte le cose messe a caso, una sopra l'altra, quindi non riesco a vedere nulla. Questo è così, buttato a caso. Il cassetto dell'intimo in realtà è forse l'unico che più o meno è in ordine, però per esempio questi li volevo spostare. E poi come ultimo cassetto ho questo che diciamo non è eccessivamente in disordine, ma ci si può lavorare. Il peggiore sicuramente è questo. O meglio, ci sono, ho finalmente terminato di mettere in ordine e sono molto contenta perché ho fatto, cioè adesso è tutto messo meglio, riesco a vedere tutte le cose, non ci sono cose sopra altre cose, quindi va meglio. Oltretutto ho anche la rella qui piena di indumenti, quindi ho lasciato ovviamente dello spazio che poi si andrà ad occupare man mano che laverò i vestiti. Ma veniamo a noi, vi mostro tutto e spero di essere di ispirazione per voi per organizzare al meglio anche i vostri armadi.
Partiamo sempre da questa parte dove ci sono tutte le cose appese. In questo caso l'unica cosa che non mi convince è che alcuni vestiti, essendo ovviamente lunghi, vanno ad appoggiarsi su questo ripiano. Invece prima, essendoci molto più spazio, non si appoggiavano, però nell'insieme vi dico anche la verità che non ci stanno poi così male. Il primo cassetto, quello con il vetro, l'ho composto in questa maniera. Non fateci caso alle mie mani che sono tutte rotte per via del freddo. Il primo cassetto l'ho dedicato completamente ai maglioni. Io ne ho veramente tanti, alcuni sono anche a lavare, anzi più di uno. E in questo piccolo spazio che mi restava sono andata a mettere queste, magliette praticamente con le maniche corte al posto di appenderle. Sono praticamente queste classiche di Intimissimi che in questo caso ho messo qui anziché andare ad appenderle. E questo è il primo cassettino. Nel secondo cassetto non ho fatto nessuna modifica se non andare a mettere nei buchi i calzini, questi grossi che sono in mistolana. Ho sistemato un pochino qua, queste sono le coppe adesive che le ho messe qua in fondo perché non le utilizzo praticamente mai e basta. Il terzo cassetto, che inizialmente era il secondo, quindi quello dove c'erano i maglioni, l'ho riorganizzato in questo modo. Nella parte di sinistra sono andata a posizionare tutti i miei pigiami, che però sono sia estivi sia invernali e non sono nemmeno tutti, tra l'altro, perché avevo lasciato un po' di cose come transizione nel periodo dell'estate verso l'autunno e perciò li ho lasciati qui. Qui ho invece messo questo contenitore di plastica con dentro dei berretti, delle sciarpe che non utilizzo quotidianamente. Invece qui al centro ci sono tutte t-shirt, che non sono tutte le mie t-shirt estive, ma sono soltanto alcune che avevo lasciato qui appunto per questo motivo di transizione. Ma vedrò se lasciarle qui sotto perché se non mi ci stanno più i pigiami, probabilmente quasi tutte queste le metterò sotto al letto e lascerò questa zona per i pigiami. Sono riuscita a trovare il posto anche per gli asciugamani dei capelli, perché io ho degli asciugamani specifici in microfibra per asciugare il capello. Quarto cassetto l'ho sistemato in questo modo. Qui si stanno anche aprendo i jeans. A sinistra i jeans, ne vedete solo tre, in realtà ne ho di più, ma il resto sono a lavare. Qui al centro invece ci sono tutti i pantaloni, quindi questi un po' più grossi, questi che però sono rotti devo andare a buttare, e qui dei leggings, che sono pantaloni che io uso solamente per rimanere in casa. Poi qui ho lasciato praticamente questa maglietta perché è abbinata praticamente ad un pantalone, quindi ho lasciato qui il completo e poi c'è quella felpa molto grossa che era una mia felpa di quando andavo a danza che ho messo lì in modo che sia più visibile, più utilizzabile. L'ultimo cassetto non ho fatto grandi modifiche, ho soltanto tolto la felpa che era qui sopra, così riesco a vedere tutte le cose che ci sono sotto. L'unica cosa abbastanza incasinata è questa, ma in realtà sono tutte calze di quando appunto andavo a danza e le tengo perché vorrei ricominciare ad andarci appena sarà un po' sotto controllo questa cosa del Covid. Detto questo, basta, in realtà non devo fare altre modifiche, secondo me è molto meglio di prima, fatemelo sapere anche voi sotto nei commenti. Alla fine per oggi mi fermo qui, la cucina magari la finirò da sola, quel discorso che vi dicevo di mettere la mensola e magari ve lo mostrerò insomma già finito in un prossimo video, perché non penso che lo vado a fare adesso. Anche perché devo sistemare, aspirare un attimo casa perché è veramente sotto sopra. Quindi fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se vi va mettete anche un bel pollice in su ed iscrivetevi al canale per non perdere tutti i video che pubblico e se volete potete anche attivare la campanella, la trovate lì in basso, così che ogni volta che io pubblico un video riceverete una notifica. Io vi mando un bacione e ci vediamo come sempre prestissimo qui su YouTube. Ciao!